Tranquillo, eh? Stai tranquillo. Ti hanno messo in prigione? Gliela faremo pagare. Altro che maglietta di Maradona ti devono dare. Un milione, un miliardo di magliette ti devono dare. Sei contento? Bravo, bravo ragazzo. Lei mi deve dare delle foto di Vito, meglio se di qualche anno fa. Magari col vestito della prima comunione. Come volete voi, avvocato. Vi ho portato la cioccolata. È sciupato. È vero che sta sciupato, avvocato? Era fa 7 mesi. Solo che l'avvocato mi ha fatto asci prima. Non mi potevano arrestare. Faccio record. Non capivo che non arrestare. Caetano, arrosta. Allora ne butto. Boh, mi pare che qualcuno l'ha visto. Cosa ce ne fa? Niente. Io dovrei una cosa, chi sta Gaetano te? Quinta cosa, a me mi piace quello che faccio e se non mi divertivo neanche un poco non lo facevo. Quando mi sposo faccio una festa come quella di Febbre d'Amore, mi sto accucciando i sordi. Già tengo stipate 7 milioni e 350 e guai a chi metto. Ci taglio cazzo. E allora non vuoi rispondere? Uno ci stava per omicidio, che ho ucciso un ragazzo con coltello, che aveva sfottuto la sua fidanzata e non si sfotte la donna di noi. E un altro aveva fatto le rapine con la pistola. Però scriveva pure le poesie e ce le dici e basta. Ma non erano tre? Sì, erano tre. Tre e io quattro. E il terzo chi era? Come si chiamava? Rino. E che faceva questo Rino? Vendeva la droga. Aveva venduto la droga, perciò stava là. Questo è il carcere. Per te che sei piccolo deve essere stata una cosa brutta. Ma tu non avevi paura? Io? Quando mai? No, non avevo paura. Quando Stella non può essere più bambina. Cosa vorresti che facesse la giustizia? Niente. Perché? La giustizia l'ha da fornire con me. Tu guardi molto la televisione, cosa ti piace vedere di più? Tutte le cose, la regla. Ma c'è qualcosa che ti piace di più? Rambo, quello mi piace perché è forte e giusto e fa quello che si deve usare in questi tempi. Aspetta, aspetta, devo ancora farti una domanda. Faccio mambres, vero, tengo che fa, non tengo tempo aperto. Perché non vuoi più andare a scuola? Lo sai che sei obbligato ad andarci? Io faccio quello che voglio io, o più forte sono io. Ha sentito, signora, che cosa ha detto Vito? Lei che ne dice? E come, non ho sentito. Ho sentito. E voi avete sentito che l'hanno messa insieme? Con chi l'hanno messa? Un drogato, un assassino. Come, non ho sentito. Poi lo dice sempre così. E poi, tutto il tempo che ha passato là dentro, ne poteva scico cose buone. L'avete visto il segno che l'hanno fatto sopra il braccio? Di quale segno parlate? Ah, non l'avete visto. E allora andiamo retti. E lui che fa? Chi vede? Con chi esce? E me lo chiedete a me. Io non sono l'angelo custode Vito. Esce, se ne va con gli amici, al biliardo. A che ora torna a casa? Torna molto tardi? Quando vuole lui. Tanto mo. Non riesce manco qui a dormire buono. Questo non me l'avete domandato.
Lo sapete che mo si pisce nel letto. Questo la giustizia lo sa. Adesso però lo deve sapere bene perché ci devono dare pure un sacco di soldi. Quello ha detto pure l'avvocato. Mo c'ha una rira nara. Pure perché dobbiamo portare Vito dal dottore dei nervi. E ci vogliono un sacco di denari. E poi voi l'avete visto. Non lo conosciamo più. Sta sempre nervoso. Sai, se ne va. Qualche volta non viene neanche più a dormire. Noi non lo conosciamo più. E quello mio marito l'ha detto, noi teniamo assai problemi. Che mestiere fa suo marito? Fabbrica le botte. Ma però non resta niente. E allora io lo aiuto come posso. Come l'aiuta? E io come l'aiuto? L'aiuto. Ma è vero che alcune donne per tirare avanti vendono la droga e addirittura la fanno vendere ai loro figli più piccoli? Voi vi pensate che a casa stanno i santi? Quelli stanno in cielo. Bella Vula. Vi piace Vula? Quando fai uscire è come se volasse. Bella Vula, quando ha luce, pure a distruggere, a morire, abbasta che vola. Pure se lo piglia in culo. Abbasta che vola. Se va a rubare formaggi, ci provo la cerniera, noi a fare e che la cesserò a maggiore mia. Vito! Vito!
conosco solo la guerra, però ogni tanto capisco pure che pure la guerra è bella. Guardate se c'è un cielo da rosso. Ma pare una guaglioncina. Leva sta pistola mia, per favore. Fermi c'è la pelle, fermi. Fermi, ti sparo. A me è merda, non te sapevo fai cazzo tu. Si capisce? Sì, sì. Ok, ok. Lo so. Ma di qua chi vuoi che lo muova? Stasera? A qualunque ora? Ti aspettiamo. Vabbè. Porta qualcosa. È bello, è bello. Quello che dicevi tu. Che ne so? Poi glielo chiedi tu stesso. Ma 11, 12. E si abituerà. Vabbè, so cazzi suoi. L'avevamo accattato per 50.000 anni in società. Dai. Perché lo conosci? Sapreste riconoscerlo? No. Forse era stata rubata. Era una macchina rubata. Pronto? È arrivato? Fatelo aspettare, è un quarto d'ora. Allora, quella 500 era rubata, è vero? E che ne sappiamo noi, boh? Ma dove stavate andando? A fare pratica per la patria, abbiamo fatto niente di volta. E queste 70.000 lire? L'avevo rubata, ma dalla borsa di zia Rosetta. E le 50.000 lire per la macchina, anche quella è rubata dalla borsetta. Carlo, trattenetemi De Rosa. Per nessun motivo. Ah, va bene, grazie. Dunque, pure quelle stavano nella borsetta. Dalla borsetta ho preso 100.000 anni. Io sono tanti 20.000 anni. Bravi, vi siete messi d'accordo bene. La 500 è stata rubata, ma chissà chi l'avrà rubata, è vero? In carcere non ci potete portare, abbiamo meno di 14 anni.